Sono stati 95 anni molto intensi della cooperativa perché appunto nascendo nel 1921, un momento proprio di rinascita dopo la Prima Guerra Mondiale, per merito del maestro Coccolo e per merito del parroco del paese, Don Luigi Faidutti, che hanno avuto questa intuizione di creare questa cooperativa a supporto di quello che erano gli abitanti proprio del proprio paese, neanche delle frazioni del paese. Negli anni poi invece la cooperativa ha continuato a crescere, è iniziato ad andare anche al di fuori di quelli che sono i territori proprio del comune stesso, è riuscita a portarsi avanti, a tenere aperta anche durante il secondo conflitto mondiale, infatti la cooperativa non ha mai chiuso, è diventato il cuore pulsante anche in tutto il settore della viticoltura. Attualmente per quanto riguarda la viticoltura noi stiamo fornendo aziende agricole di tutti i prodotti fitosanitari, anche concimi, anche tutto quello che serve per il post vendemmia fino alla zona del Veneto. Diciamo che la cooperativa sta crescendo e sta continuando a crescere e l'obiettivo è quello di fare sempre una cooperativa sempre più solida. Adesso sono circa 1500 soci. La fioreria è stata aperta circa una decina d'anni fa, è nata in una costola di quello che poteva essere chiamato settore agrario, adesso ha aggiunto una sua autonomia e quindi adesso si è specializzata per tutto quanto riguarda le cerimonie, sia matrimoni che ahimè funerali, che eventualmente tutto quello che riguarda l'oggettistica, quindi bomboniere per qualsiasi ricorrenza. Il bar è sempre esistito perché è nato proprio la cooperativa con il bar al suo interno. Attualmente il bar sta spaziando, nel senso che è cresciuto di dimensioni anche come, diciamo, dipendenti che lavorano all'interno. Abbinato al bar abbiamo anche una sala ristorante e una sala convegni. Facciamo corsi per quanto riguarda le tematiche sull'agricoltura, quindi corsi di aggiornamento, perché anche la nostra mission è dare informazioni ai nostri soci. Supermercato quest'anno, quindi a fine anno 2015, abbiamo ultimato i lavori, inaugurato una parte nuova, abbiamo fatto un restyle completo di quello che è il supermercato, abbiamo ampliato il negozio a tutto quello che riguarda anche il settore carni e gastronomia che prima non avevamo. Quindi chi viene a fare la spesa nei nostri locali adesso fa la spesa normale che faceva anche prima, però in più si trova un bel reparto di macelleria. È una tappa, ma abbiamo ancora tante cose che stiamo valutando. Adesso sfioriamo la trentina dei dipendenti e io mi sottolineo sempre che la vera forza sono i dipendenti di questa cooperativa, perché se continuiamo a lavorare, a far bene, lo facciamo in primis per loro, che dopo tutto sono 30 famiglie. E poi diventa motivo anche di orgoglio vedere crescere questa cooperativa. Ecco, una cooperativa che, dicevo, come soci, per noi è importante continuare a crescere e quindi senz'altro non ci fermeremo qui. Bordano, prima della Casa delle Farfalle, era già noto come il paese delle farfalle, perché da decenni molti studiosi di farfalle e collezionisti venivano a visitare il Monte San Simeone perché è particolarmente ricco di specie di farfalle autoctone. Abbiamo tante specie di farfalle native e quindi il paese delle farfalle. Dopodiché circa 12 anni fa hanno realizzato la Casa delle Farfalle perché per completare un po' questa sorta di circuito. In più, anni prima erano anche stati realizzati dei murales con il tema delle farfalle, quindi alla fine oggi si può dire che Bordano è il paese delle farfalle. La Casa delle Farfalle di Bordano è sicuramente uno dei punti più importanti in Italia per il turismo naturalistico, nel senso che è la più grande, con più di 2000 metri quadri di struttura, con l'unica con delle serre tropicalizzate divise per le tre aree biogeografiche più importanti, quindi una serra interamente dedicata all'Africa, una interamente dedicata al sud-est asiatico e una dedicata all'Amazzonia. È proprio la filiera che porta da l'uovo di una farfalla fino alla farfalla che vola a Bordano, perché le farfalle tropicali ospitate a Bordano vengono allevate nei paesi tropicali, quindi arrivano ogni settimana in aereo
arrivano le crisalidi, e ne arrivano più di 1500 alla settimana, pensate quante farfalle, sono allevate, come dicevo, in questi paesi tropicali. La cosa interessante è che questi allevamenti, che vengono realizzati appunto dalle popolazioni locali, si sono poi rivelate un'economia più che sostenibile. Possiamo dire che la casa delle farfalle favorisce questo tipo di economia, e che noi, comprando crisalidi, quindi farfalle, dai paesi tropicali, favoriamo appunto questo tipo di economia, che è un'economia che porta alla conversione di terreni coltivati appunto in foresta originaria. In questi ultimi 2 anni ci siamo specializzati in invertebrati, quindi abbiamo voluto specializzarsi in questo grande mondo degli invertebrati, e all'interno adesso della casa delle farfalle infatti non vedete uccelli, non vedete mammiferi o cos'altro, ma vedete tutti invertebrati anche molto particolari, che ne so, dalla chiocciola più grande del mondo che diventa quasi 30 centimetri, oppure i millepiedi giganti, abbiamo i granchi di terra, i paguri dei cocchi, un sacco di organismi avvincenti che raccontano ovviamente le loro storie, fatte di storia naturale, fatte di adattamento. Specialmente quest'anno abbiamo un sacco di eventi, abbiamo anche tanti altri progetti. Adesso a breve saremo a Firenze al Museo La Specola, abbiamo delle collaborazioni con dei grandi parchi faunistici italiani, abbiamo appunto in calendario molti eventi, dalle cene a tema, cene scientifiche che riguardano particolari paesi tropicali, quindi con la cena tropicale più la conferenza per parlare di questi paesi, poi eventi, altri eventi tipo alcuni classici come il Butterfly Safari, andiamo sul Monte San Simeone, visitiamo gli animali e la natura del nostro territorio, non quella tropicale in questo caso, oppure la notte delle farfalle, quindi una sorta di notte al museo, però con gli animali vivi. Insomma, ci occupiamo di tante cose, non solo di farfalle, ecco, sicuramente www.bordanofarfalle.it e legge tutto quello che serve sapere. Noi, come Farfalle nella Testa, così si chiama la cooperativa che gestisce la Casa delle Farfalle di Bordano, e ci occupiamo di divulgazione e comunicazione scientifica, e in particolare ci occupiamo di scienze naturali.